Lui ha pagato 10.000 euro a una ditta di Torino per il contratto di lavoro, per venire qua. È venuto qua, ha preso la ricevuta a Torino del permesso. Dopo cos'è? Sembra che serve CD. Come CD? Sembra che sia qui, adesso c'è qui. Dopo 4 mesi che siamo qua, ci hanno arrestato per colpa di un altro che aveva di fumo. E ci hanno messo anche noi che aiutiamo lui a spacciare. Hai capito? E quindi lui ha passato 15 giorni alla Dozza e adesso non gli danno il permesso perché è stato arrestato. Perché secondo loro lui aiutava a spacciare, lui non aveva mai neanche fumato. E quindi lui adesso ha speso 10.000 euro così. Adesso lui deve tornare via perché non gli danno il permesso. E hanno detto proprio di no a tornare a Torino. Proprio per. Lui è in regola, lui lavora in regola. C'ha un contratto in regola di 3 anni, passa di primo stato. Però non può stare perché non gli danno il permesso. E dicevo mia mamma, vai dalla democrazia, così ci danno pure a noi le terre, che abbiamo 5 figli e ce li danno. Mio padre non c'è stato verso. Non c'è andato proprio, per lui era un'offesa per il comunista. Visto che non ha potuto avere le terre, ha pensato di emigrare. Tutti quanti siamo dovuti partire per cercare fortuna. Mio padre ci ha portato in Germania, non aveva mai visto niente del genere, perché da noi prima non si usciva neanche al paese. Voglio dire, 7 km c'era un paese, si chiama San Marco, non sai, San Marco in Lamis. Quello lì mia mamma non mi faceva mai andare da sola, perché secondo lei era una cosa tragica. Oh, 60 anni fa, non è, no 60 anni, 50 anni fa, non è che era una. Eppure c'erano ancora tutte queste cose qua. Mi ricordo zio Nino, mio fratello piccolo, diceva: Oh Lina, 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 guarda! Anche le galline parlano italiano però, Fanno coccodè come quelle di e lui sentiva tutti parlare strani, tutti. Era tremendo. Quindi venne che tشوف المغاربه كي يجوا كي يكونوا كي يكونوا في المغرب كي يجوا الطاليان Ah, perché vedi gente che viene qua, poi dopo sta bene, dopo economicamente, allora uno dice, oh, si vede che là si sta bene, c'è lavoro. Economicamente. Lui sta qua, passa la miseria anche qua, perché poi il fine mese anche lui ci arriva proprio. È difficile che ci arrivi anche lui, però quando vai in Marocco prendono la gente, prende prestiti dalle banche, si comprano la macchina, vestiti, così si fanno tutti chic, poi quando vanno giù se la tirano tanto. E i ragazzi giù vedono sta gente che magari viene o ha messo da parte dei soldi per andare a farsi vedere o ha preso dei prestiti, allora vedono questa gente che va giù e se la tirano e loro, anche loro vogliono essere uguali o sono invidiosi dopo. Anche se uno magari di livello in Marocco è messo bene, di lavoro, di tutto, di famiglia, comunque non gli basta mai, vuole sempre arrivare a quel livello lì, anche se non sa che l'altro che è arrivato dall'Italia è arrivato con i soldi solo di prestito o solo magari che ha messo 50 euro al mese per poter andarli a spendere in un mese giù, hai capito? E facendo anche fatica per metterli da parte, perché qua poi a fine mese non è che ci riesce ad arrivare. Poi invece altri che magari non hanno né lavoro, né famiglia, né niente, che proprio vivono per la strada e quelli dicono. La mia vita proprio
non ho niente da farci. Io provo, se muoio bene, se non muoio amen. Intanto cosa sto a fare qua o là? L'immigrato che sale in barca, i pesci al rombo del motore, un lampedusano alla finestra. Io lì ho visto questa casa, c'erano tutti italiani, sono andata su e era quasi un soffitto, tutte scale di legno, poi era, separati non c'era quasi niente. Lui, la moglie e la bimba dentro una camera, l'altra aspetta anche lei un bimbo dentro una camera, noi una camera e il figlio da solo qui, niente. C'erano tutti questi paesani poi, che non erano tutto il mio paese. Chi parlava napoletano, chi parlava foggiano, chi parlava marocchina. Ecco, vedi, adesso che conosci uno che stava a casa in affitto con lui, no? Prende che prendono posti letto, così. Quella casa lì l'hanno dovuto lasciare perché la prendeva una famiglia, no? L'affittava una famiglia. E questo ha detto che i suoi in Marocco non hanno neanche un soldo. E hanno fatto una gran fatica a raccogliere 10.000 euro come lui per farlo venire qua con un contratto. È venuto qua, adesso che cosa fa? Lavorato in pubblicità con 25 euro al giorno. Vedi quelli che portano pubblicità nelle case, così, che mettono... lavora per due persone, cioè fa doppio lavoro, per 25 euro al giorno, e adesso proprio quello lì che l'ha fatto lavorare, non è in regola, è in nero, adesso è scappato. Cioè, non è neanche pagato. Non l'ha pagato, non gli risponde il telefono, niente. Adesso lui dorme. Adesso quello dorme fuori per strada. Dorme sulla strada. Vero. Cioè la gente è diventata barbone adesso, la gente, sono barboni diventati, cioè dormono fuori e cosa fanno? Come fai? Dimmi te come fa uno a non mettersi a spacciare o a rubare, a fare oppure, capito? Ma se uno, a parte quello, se uno riesce a raccogliere 10.000 euro, perché non fa qualcosa sua nel suo paese, posso di venire qua a dormire, sì, per la strada? Qualche cosa al mare. Anche loro pensano un po' storto, Pensano male. Non è che devi... No, no, non no, è facile, no. Non è facile, guarda. No, no, no. Non è facile. Non è facile, sì. Ma ora me ne schiuma. Uno da terzo mondo, sono andato in un negozio a comprare il pane, pensavo che era una cosa talmente facile e lo vedevo lì e dicevo anch'io vas anch'io to e loro niente, facevano finta di non capire. Dopo più di mezz'ora mi hanno detto il prot ci giocavano molto. Adesso stronzi. Quando ci hanno fermato, lui gli ha dato la ricevuta come documento, perché la ricevuta del permesso è un documento. Loro cosa hanno fatto? Pensate cosa fa? Ha preso la ricevuta, l'ha messa dentro il suo portafoglio, in modo così loro l'hanno dichiarato clandestino, non ce l'ha i documenti. Come se avesse ammazzato una persona, oppure come se l'hanno beccato con la nave di cocaina, non lo so. Quelli che beccano con la nave di cocaina non ci passano neanche mezz'ora in carcere. O chi si incassa integrazione, chi si incassa nus fil khonsa.
وقول لي وعاده باش طالب مشى مني مشى عند محامي طلب لي ميل لو طوت شيط من غيري يلا ورا البرميسو مشي برنيه ميل طوت شيط per fare il corso al permesso io sono andato dall'avvocato gli ho chiesto 1800 euro e poi gli ho detto non sono sicuro di chi te lo dà, è una causa quasi persa, basta mangi, basta mangi soldi all'avvocato. No, non c'è, è vero, non c'è l'avvocato, gli avvocati qui non c'è niente, mangia. Immaginato il volo di un gabbiano vagabondo, ma chi in tempo di pace non ha mai sognato di sparire in mare aperto, al tramonto ad ogni onda il terrore è profondo, nel buio ti ho abbracciato e stretta forte e salda a me. Non scappiamo dalla guerra e chi vivrà vedrà. È la fine, forse no. So che ti vorrei baciare per amarti un po'. Quando andavamo a fare il carbone, per risparmiare i soldi del carbone, ci hanno chiamato. Mio padre era amico per uno della ferrovia e l'avevo detto: guarda, se venite in qua vi fate il carbone gratuito e ve lo portate a casa. Siamo andati a fare il carbone, facevamo dei sacchi lì, la provvista per tutto l'inverno, si vede che o li buttavano apposta, non lo so, perché ci lavoravano anche gli italiani nei treni e li buttavano un pochino di più per terra per farli raccogliere, perché non eravamo solo noi a raccogliere, erano tanti italiani. Lì gli italiani si univano tutti, voglio dire, se c'era da aiutarsi si aiutavano uno con l'altro, ma è un pochino come anche queste persone che sono qua adesso in Italia, perché qua vedi, loro si aiutano uno con l'altro come se... E così è lì in Germania, io li capisco perfettamente questi che sono qua. Perché noi abbiamo fatto la trafila come loro. No, loro le buone mescole non mettono tutti insieme, così non dicono tu sei brava, io sono non bravo. Tu hai lavorato, io non... Loro mescolano tutti. Se hai lavorato, o non hai lavorato, o rubato, una cosa o l'altra, tutti uguali. Tutti uguali. Uno che ha lavorato 20 anni è uguale che uno non ha mai lavorato anche un giorno. Allora ha rubato e fa tanti casino, tanti problemi e sono uguali. Ma giornalista non dicono mica una cosa buona, te lo dicono solo non tu sia brutta, come i giornalisti italiani. Non tu sia brutta, te lo dicono, ma buona non lo senti mai. Per esempio, se io voglio prendere il suo problema, no? Colui che non gli danno permesso, lui, no? Se io voglio andare per dirti al resto del Carlino lì a Vinalova, no? E voglio che il suo problema venga messo nel giornale, perché devono dargli il suo permesso, non è possibile, non si può non darglielo per una cosa così del genere. Secondo te me lo fanno un articolo? Ci vogliamo scommettere? Io non vedevo l'ora di farmi un po' di soldi per comprare la casa che mi dovevo venire. A me non mi piaceva mica la Germania. Una volta che mi sono sposata, poi ho avuto mia figlia, mi sono messa a lavorare in casa. Lavoravo come una pazza, che spostavo l'orologio la notte, la sera per lavorare ancora, che così Nicola non diceva niente. La seconda volta spostavo l'orologio e mettevo due ore indietro. Lui andava a letto, veniva, ma ancora alzato sei? E diceva, ma non è neanche un quarto d'ora che sei andato a letto, tu dormi come un chiro. Per lavorare, guadagnare di più, che io me dovevo venire in Italia. Non mi piaceva il modo dei tedeschi, non mi piaceva. Non mi piaceva. Non so. Ci
c'ha tutti i patenti dalla A alla, alla K, tutti A, B, C, D, tutti quanti. Li ha presi per venire a lavorare qua col cane. Adesso, se si è permesso, non può convertirli in italiani per poter lavorare. Quindi cosa fa? Cosa fa? Le mie figlie sono venute qui a 96. Sono studiati qui, cresciuti qui. Lo sai che non c'erano ancora documento? Non c'erano ancora permesso di soggiorno anche? È vero. Sai una cosa? Come sono andato con lei e la bambina a fare la richiesta del permesso, no? Per loro, non sono arrivati. Cioè, presente lì quando c'è il sportello, c'è il vetro, poi c'è un microfonino appoggiato. Bambino, cosa vuoi che sappia, no? Era lì preso con il microfonino lì in mano, l'ha preso, l'ha sbattuto, non si è rotto. Ci credi che quello lì che la stava guardando male? Cioè, non so come fate a trattenere perché lo volevo prendere. Perché lo volevo prendere. Cioè, lo volevo ficcare subito negli occhi o qualcosa del genere. C'è un naso, la guardi male. Ti rendi conto? Se era il bimbo di un italiano e diceva rompi, non ti preoccupare, rompi. Come vedono noi, come vedere, non so cosa, come vedere un fantasma, come vedere, non so. Come si fa quindi a risolvere questi problemi? Da chi bisogna andare? Come bisogna fare? Cioè, non lo so. Eccoli, bravo, fatemi Zara.